consigliere al Parlamento, né a Châtelet, né alla Corte dei Conti, né uditore, né avvocato e né procuratore. La signora mi presenta col mio nome. Il signore fa mostra di volersi alzare. Lo prego di non scomodarsi. Rimane senza complimenti nella poltrona dove stava. Voglio riferire la nostra conversazione e per evitare i disse lui e i disse lei, comporrò un dialoghetto tra il signore, la signora e me. Prego. Signore, dovete conoscere di fama il signor Goldoni. Non è un autore italiano? Sì, signore, è il Molière dell'Italia. Strano, anche il signore si chiama Molière? Ma non vi ho forse detto che si chiama Goldoni? Perché, signora, cosa c'è da ridere? L'autore francese non si chiamava forse Poquelin de Molière? Cosa ci sarebbe di strano se un italiano si chiamasse Goldoni de Molière? La signora è spiritosa, ma è donna, vuole sempre aver ragione. La correggerò io. Via, via, tacete! Siete amabile, adorabile, divina. Signore, siete autore, siete italiano, dovete conoscere una commedia italiana. Una commedia... ora ve lo dico, non ricordo il titolo, ma non conta. Nella commedia c'è un dottore, c'è un pantalone, c'è un arlecchino, c'è un brighella. Dovete sapere qual è. Se il signore non vi può dare altre indicazioni? A tavola, signori! Andiamo a tavola! Mi rifiutate, signora, ma non vi adoro meno. Ma come, signora? Offrite zuppa di pane a un italiano? E cosa avrei dovuto offrirgli, secondo voi? Maccheroni, maccheroni! Gli italiani non mangiano che maccheroni! Siete strano, signor Delaplo! Silenzio! Oh, ma che cos'è questo tono? Siete piuttosto rozzo oggi! Pace, bella mia, pace, mia adorata! Posso sapere il nome nome di colui col quale ho l'onore di pranzare? È inutile, signore, sono qui in incognito. Cosa intendete per incognito? Non siamo né all'albergo né in un luogo di malaffare. In casa mia si viene onoratamente come in qualsiasi altro posto. E voglio sperare che questa è l'ultima volta che ci mettete piede! Quella donna che era assai per bene e sensibile, ma che sfortunatamente aveva qualcosa da rimproverarsi, si reputò offesa dai discorsi del giovane sventato. Scoppia a piangere, si sente male. La cameriera corre in suo aiuto, la riconduce in camera. Il signore la vuole accompagnare, ma gli chiudono la porta in faccia. Passo da tavola, faceva freddo, vado a scaldarmi in salotto. Il signore, a sua volta offeso, passeggiava in lungo e in largo. Non sapevo che pesci pigliare. Non avevo fatto pranzo. Mi rivolgo al signore per sapere se intende rimanere o andarsene. È arrabbiata? Me ne dispiace assai. Sono afflittissimo. Non è niente, non è niente. Vedrete che tornerà subito. Va all'uscio di camera. Batte, grida. La porta s'apre. E la cameriera. La padrona ha letto. Per oggi non riceve più nessuno. Quello impreca, minaccia. Poi, rivolgendosi a me... Via, andiamo a pranzo in qualche altro posto. Ne avevo proprio bisogno.